Buonasera, creative belle. Allora, comincio a vedere qualche occhietto. Voi provatemi a scrivermi anche solo ciao, perché ultimamente Facebook a volte i messaggi li fa vedere, a volte no, non capisco per cosa. Sì, sì, li vedo. Tania scrive ciao, ciao Tania, ciao Maria. Allora, aspettiamo due minutini, poi cominciamo i due progetti veloci veloci di oggi, che sono altri due fiori. Ciao Maya, che sono altri due fiori sempre in jeans. Aspettiamo ancora un minutino che si collega qualcuno. Ciao Anna. Ciao Veronica. Non so se avete visto, ragazze, ciao Pina, avete visto il corso che ho messo della borsa? Che sarà un corso gratuito, realizzeremo una borsa con i manici intrecciati e un fiore, però progetto piatto, non come questi in 3D, ma praticamente disegneremo il fiore, lo applicheremo sulla borsa e poi lo cuciremo intorno in modo da fare un fiore ma piatto sulla borsa. Ciao Maria, ciao Francesca, quindi ho fatto il post, sarà un corso gratuito come realizzeremo una borsa. Ovviamente chi decide, io partecipo, l'unica cosa, deve realizzare la borsa entro 3 settimane. Se non la realizza non potrà più partecipare a nessun altro corso. L'unica cosa su cui gli altri, sapete che tutti gli altri tutorial sono potete realizzare o non realizzarli, quello della borsa, chi decide di partecipare la deve poi realizzare. Servirà solo appunto un jeans, una stoffa e delle perline, delle pagliette, quindi materiale facilmente reperibile da tutti. Ok, ciao Stefania, ciao Maya, ciao Antonella. Allora, come sarà la forma della borsa? Allora, sarà una borsa rettangolare, sarà molto semplice come prima borsa, sarà foderata all'interno, avrà dei manici intrecciati, un rettangolo, adesso io non lo so, circa 50 cm, la base ancora non lo so, dipende dal jeans, perché utilizzeremo le gambe dei jeans, quindi in base al jeans che dovete utilizzare, due tipi di jeans, uno faremo la borsa e poi ci serviranno l'altro per fare i manici e per fare il disegno in contrasto sopra, quindi tutto quello che vi servirà. Ciao Paola, ciao Daniela, è quello, c'è il post sul gruppo, l'ho messo da poco, quindi chi mette io partecipo dovete partecipare, se non mi incazzo cioè nel senso dovete poi realizzare la borsa. Se uno sa già che probabilmente non ci riesce o non avrà tempo, non ha una cosa, non partecipa, semplice. Ok ragazze, grazie Rossella, sì, cambiato sia colore, adesso sei un po' schiarito, anzi mi piace così, un po' più arancione, sia il taglio che il coso. Allora, intanto vi comincio a dire cosa ci serve per realizzare. Realizzeremo una rosellina semplice in maniera imbarazzante e questo fiore qui carino, anche questo super semplice. Ciao Giustina, vi servono delle perline, io queste nella scatoletta così, ma potete utilizzare anche queste bianche così. E del jeans, qui io ho utilizzato un jeans che dal dritto è abbastanza scuro e dal rovescio rimane un po' più chiaro, perché servirà che faccia questo gioco di contrasto colore e anche un po' nella rosa che faccia un po' questo contrasto colore, quindi decidete di utilizzare un jeans che sembri quasi bicolore sia da una parte che dall'altra. Pina, non sai cucire a macchina? Io, vabbè, lo sapete che io sono amante del cucito, quindi vi spronno sempre a fare dei progetti di cucito. Ve lo dico, compratela una macchina anche da pochi soldi, ho usato su Markplanet, su Facebook, si trovano un sacco di macchine usate nelle vostre zone, con 40 euro ne comprate anche una usata, prendetela, tanto quello che ci serve nei nostri progetti sono linee dritte e quelle imparate a farle, vedete che è super semplice. No Tania, vedrai, è semplice, ne ho scelta proprio una facile, proprio intanto per farvi vedere, approcciarvi alle borse, che se poi vi piaceranno e vi troverete, cioè chi seguirà questo corso gratuito vi piacerà, potremo andare avanti e farne di più complesse. È inutile che io metto in cantiere una borsa troppo complicata che poi magari non la realizza nessuno, non piace, è troppo difficile, e quindi partiamo sempre un po' dalle cose più semplici, così intanto vediamo se vi appassionate o no. Ciao Gianna, allora cominciamo con il nostro progetto. Cominciamo dalla rosellina, che è super super semplice. Qui vi serve, io ho utilizzato una striscia di jeans e un 50 cm per 4 cm. Otterrete questa grandezza qui. Queste sono belle anche per chi per la collana che faremo, potrete farle dalla più grande alla più piccola e decorare poi la collana che faremo, credo, all'inizio della prossima settimana. Questa qui rimane come diametro più o meno di rosellina, per darvi un'idea, è circa un 6 cm questa rosellina qua.
È super super semplice, basta rimpicciolire la lunghezza della striscia e l'altezza e otterrete roselline piccole, roselline grandi o ancora più grandi. Mary, non serve ricamare, sarà un fiore ricamato, ma sarà ritagliato dal cotone e poi si dovrà passare solo la cucitura intorno. Non è un ricamo vero e proprio, neanche io non so ricamare. Per quello, se io vi ho scritto che potete realizzarla tutte perché è veramente semplice da realizzare, è proprio il basico delle borse, però sarà molto scenografica con questo fiore che applicheremo sul davanti, cucito, io ho detto ricamato perché non sapevo come spiegarvelo. Allora, ciao Deborah, cominciamo allora il nostro fiore. Poi nel caso dopo parliamo un attimino della borsa e appunto del corso che faremo. Adesso ci dedichiamo ai fiori e poi alla fine del tutorial magari fermiamo, mi fate qualche domanda sul corso della borsa. Allora, striscia da 4 cm per 50 cm. Iniziamo appunto a fare questa rosellina qua, super super semplice. Ciao Paola! Nulla di più semplice, colla caldo. Qui non serve neanche cucire né niente, proprio solo colla caldo e arrotolare. Sicuramente tantissime di voi la sanno già fare. Aspettate ragazze che provo. Ok, Katia deve andare a messa, ci vedrà dopo. Ho abbassato il telefono perché purtroppo stasera ho dimenticato l'attrezzo per fare video tutorial e mi arrangio con quello che ho a casa, però così, aspettate, dovreste riuscire a vedermi. Ok, sì, vi vedete ragazze messe così. Ciao Enza, ciao, allora, prendete la vostra striscia, cominciate a fare così, la piegate a tipo di triangolo, vedete? Così. Poi prendete da qui, fate un paio di giri, due o tre giri in modo da formare l'interno e poi facciamo che già mettiamo un piccolo punto di colla caldo in modo da fermare. Ok, avete capito ragazze? Triangolo e poi arrotolate leggermente e poi prendete la... aspettiamo che incolli... allora prendete la vostra striscia, gli date un paio di giri così, la arrotolate proprio e cominciate, aspettate ragazze, andiamo proprio, vedete, ad arrotolare e cominciate a passarla, vedete, arrotolate e girate intorno, arrotolate e girate intorno, arrotolate e girate intorno, arrotolate e girate intorno. Adesso ogni due o tre giri, per bloccare il lavoro, perché sennò poi altrimenti si disfa, andate a mettere un punto di colla caldo e idem, arrotolate e girate intorno, arrotolate e girate intorno e vedete che verrà questo gioco bicolore, perché il jeans da una parte è più chiara. Solo io mi ustiono sempre le dita, no, anch'io mi ustiono le dita, diciamo che a furia di fare il tutorial un po' ho imparato a non ustionarmele tante, diciamo che dipende dalle più, con questa riesco abbastanza, con altre mi ustiono di più. Allora, e andate fino a finire, ogni tanto mettete un punto di colla caldo e non andrete a far altro che arrotolare e girare intorno alla rosa, arrotolare e girare intorno. Ogni tanto andate a mettere un piccolo punto di colla caldo in modo che si blocchi il lavoro, arrotolate e girate intorno, arrotolate e girate intorno. Ciao Viviana! Ciao Paola! Arrotolate e girate intorno, dovete fare un giro di arrotolamento e un giro intorno. Andiamo a mettere ancora un po' di colla caldo. Ok, qui alla fine vedrete, andrete a bloccarla un po' verso il dietro, sempre con un punto di colla caldo. Ok, ecco, più che ustionarmi le dita, io ho sempre 2000 fili di colla caldo. Ok, vedete, questo è il dietro. Il davanti, vedete, è così. Aspettate che blocco ancora qui con un punto di colla caldo. Così non si disperà il lavoro, togliamo i vari fili e vedete abbiamo ottenuto, ciao Rosalba, ciao Mica, ciao Mariella, abbiamo ottenuto questa nostra rosellina, vedete,
che è poi questa qui. Questa è venuta un po' più, nonostante la misura, in base a quanto stringete mentre arrotolate, vedete, sono venute comunque già una un po' più grande e una un po' più piccola. A questo punto, se dovete poi applicarle su una borsa, su una collana, andrete a tagliare, perché dietro farà un pochettino la punta, andrete a tagliare la punta, vedete, in modo da rendere il dietro più piatto. Qui a me piaceva una perla, quindi mettiamo al centro, io metto un piccolo punto di colla caldo e vado ad inserire la mia perla. Ok, e questa può essere appunto il montante di una spilla da applicare su una borsa, da applicare su una ghirlanda, da farne un paio di orecchini, vedete, su un cerchietto, una spilla, una collana. Adesso noi faremo una collana nei prossimi giorni, tante di queste possono anche andare bene per fare la collana che facciamo la prossima, credo la il prossimo tutorial, però comunque utilizzabili in mille modi. Quindi questo è il primo progettino, rose bicolore fatte dal jeans, super super semplice. Qualche domanda per questo progetto? Ma mi sembra di no, è talmente facile che tutte riuscirete a realizzarlo. Ok, allora, prima rosellina finita. Adesso facciamo il secondo fiore. Il secondo fiore è questo qui. Questo è un pochettino più lungo, ma un pochettino più complesso, ma poca roba. Facile anche questo. Allora, di qui ho preparato delle strisce. Potete sceglierle. Allora, questo qui che ho già realizzato, ho utilizzato dei pezzi di jeans 8 cm x 4. Così, delle strisce di jeans. Magari tagliatevi tutta la, per essere più sicuri, vi tagliate, fate 4 cm per tutta la striscia. Io ho utilizzato qua una gonna, vedete, io ho tantissimi jeans, per quello stiamo facendo tutti questi progetti con i jeans. Questa era una gonna che ha questo disegno di questa bambolina, che io poi ritaglierò e la utilizzerò per una borsa, ovviamente non la andrò a sprecare. E ho tagliato, vedete, delle strisce qui, delle strisce da, magari tenetevi la lunghezza, fate una striscia tutta lunga 4 cm e poi da quella striscia vi ricavate dei pezzettini, così vi sarà tutto il fiore, sarà tutto uguale, piuttosto che tagliare pezzettino per pezzettino. Quindi tagliate tutta la striscia che sarà 50, 60, 80 cm, quello che sarà, e poi 4 cm, poi tagliatela o 10 o 8 cm. Questa è tagliata appunto 4 cm per 8. Questa qui l'ho fatta un po' più grande, un 4 cm per 10. Ciao Giorgia! Mi fai rivedere l'inizio del primo? Allora, Tania dice di fargli rivedere l'inizio del primo. Io adesso, aspettate, aspettate, che questa io non l'ho. Avevo preparato solo una striscia, però questa io l'ho puntata solo con gli spillini, senza colla caldo. Smonto questa e ve la faccio rivedere, perché non ho un'altra striscia pronta e a prepararla vi faccio perdere tempo. Allora, voi avrete appunto la vostra striscia, questa è un 50 cm x 4. Vedete la vostra striscia così. Andrete con la vostra striscia a fare un triangolo, così, vedete? A questo punto prendete qui la punta, fate 3 o 4 giri fino alla fine del triangolo, in modo da fare un po' il centro, e poi cominciate, all'inizio andate a stringere quando arrotolate i primi giri, stringete e arrotolate come se fosse, vedete, come se dovesse stringere i panni lavati, e andate a girare su se stessa. E poi pian piano andrete a farla sempre un po' più laschi i giri. All'inizio stretti stretti, poi sempre un po' più laschi, e girate intorno alla rosellina. Quindi giro e giro, giro e giro, giro e giro. E pian piano vedrete che la vostra rosellina, vedete, prende forma. Ogni tanto mettete un punto di colla al caldo man mano che girate, e fino a ottenere la vostra rosellina. Ok, Tania, ci sei? Capito? Posso passare all'altro fiore? Capito per tutti? Rifaccio vedere l'ultima volta. Prendete il vostro, fate un triangolo. Vedete dalla parte, dalla parte esterna, diciamo, quella, non l'interno. Fate un triangolo. Poi prendete la punta qui. Fate 1, 2, 3, 4 giri fino ad arrivare alla fine del triangolo che avete fatto. A questo punto cominciate ad arrotolare la vostra striscia, all'inizio stretta e girate intorno, e poi man mano che andate avanti sempre più larga, sempre girando intorno all'inizio del bocciolo, fermando con qualche punto di colla a caldo. Ok, Tania ha capito, quindi passiamo al prossimo fiore. Poi per qualunque cosa
scrivetemelo alla fine, che io tanto faccio qualche domanda se qualcuno non ha capito, e otterrete appunto la vostra rosellina. A questo punto, l'altro fiore, come vi ho già detto, pezzi o 4 cm per 8 o 4x10, questo è un 4x8, questo sarà un 4x10. Preparate 5 pezzettini così di stoffa di jeans. A questo punto, o vi aiutate con un ago o anche solo con le mani se si riesce, andiamo a sfilacciare. Io faccio con le mani perché con l'ago mi buco le dita, riesco anche con le mani, quindi di solito faccio con le mani. Andiamo a sfilacciare 4-5 fili, sia da una parte che dall'altra. Ciao Manuela, buon pomeriggio anche a te! Andrete a sfilacciare appunto, vedete? 4-5 fili dovete sfilacciare, vedete voi più o meno, non troppi, perché io il primo forse l'ho sfilato un po' troppo e non mi piace proprio l'effetto. Da sfilare per parte 4-5 fili e lo andrete a fare per tutte le 5 striscioline che avete preparato. A questo punto andrete a chiudere a metà la strisciolina, poi di nuovo a metà e poi, non so se vedete, a metà da una parte e a metà dell'altra. Avete capito, ragazze? Ditemi solo se avete capito questo passaggio. Allora, avrete ottenuto questo, andrete a chiudere a metà. Vedete? Chiuso a metà. Magari per aiutarvi, guarda, potete, per farvi capire meglio, metto uno spillino. Vedete? Chiusa a metà. Poi questa parte qui di nuovo a metà e questa parte qui di nuovo a metà. Ci siete, ragazze? Avete capito? Ditemi solo se avete capito. Così io vado avanti, vi faccio vedere ancora una volta. L'unica cosa da capire è questo passaggio, poi il resto è tutto super semplice. Chiudiamo a metà, vedete? E poi vi troverete una metà di qua e una metà di qua, di nuovo la metà da questo lato, la metà da quest'altro lato, vedete? E dovrete ottenere questa cosa qui. Ok, mi dicono che è chiaro, quindi ovviamente poi prendete un filo un po' spesso con l'ago e andiamo a montare su i 5 petali uno attaccato all'altro. Vedrete che da una parte fa tipo la gobba e dall'altra fa tipo la concava. Ovviamente quando le andremo ad unire, unica cosa da fare attenzione, non me ne unite uno con la concava e quella accanto con la gobba, cioè se partite con la gobba dovrete unire tutti quelli con la gobba, così. Se partite con la concava dovrete unire tutti con la concava. Io qui vedete li ho uniti tutti con la concava, quindi concava questo e alla concava questo, mi avvicino sempre con la parte della concava e vado, vedete, a prendere. Qui fate attenzione di prendere tutti e quattro gli strati del jeans, perché ovviamente piegandolo sarà abbastanza spesso, vedete, dovete prenderli tutti e andiamo ad unire. Ok, vedete, io questi sono già andata avanti, li ho già preparati, vedete che hanno tutti la concava. Se scegliete di usare la parte con la gobba, li unirete tutti dalla parte della gobba, chiaro? Non una concava e una gobba, se no non vi viene poi il bello, il fiore. Quindi io li ho già uniti qui 4, ci sono 5 petali per ogni fiore, facciamo l'ultimo, piego a metà, piego di nuovo a metà e poi piego a metà destra e piego a metà sinistra. Guardo dov'è la parte della concava, perché io ho scelto di farle dalla parte della concava, infilo l'ago, faccio attenzione di prendere, sarà un po' duro, ma sì, ci riesce ragazze, di prendere tutti gli strati del jeans. Ok, vedete? E i miei 5 petali. Vado ad unire con il primo petalo. Lo vado ad unire. Ok. E quello che otterremo, ecco, quello che otterremo, vedete che ho già sbagliato. Vedete ragazze che qui ho montato 4 che vedete che hanno la concava e uno che ha la gobba. Vedete? Ho sbagliato a montarli. Ok, quando vi, se vi accorgete di fare questo, smontate l'ultimo. Ovviamente io ho sbagliato, l'ultimo l'ho montato al contrario e quindi lo tolgo e lo rimonto. E dopo che ve l'ho spiegato 100 volte ho sbagliato io. Ecco. Controllate prima di andare a chiudere questa cosa qui, se avete sbagliato sfilate e rimontate su. Allora, abbiamo detto che io ho usato la parte concava, quindi lo vado a montare così.
Ok, vado a rimettere il filo nel nostro primo petalo in modo da chiudere il fiore, ecco, vedete? E dovrete ottenere una cosa così, vedete? Che hanno tutti la parte concava davanti. Allora, grazie Lorenza! Ok, Maria Grazia è arrivata tardi, ma tu lo rivedi, prima abbiamo fatto queste roselline così in jeans, adesso stiamo facendo questo fiore qui. Arrivata qui, rientriamo appunto nel fiore, otterremo questo fiore qui, andiamo a dare un paio di punti in modo da chiudere. Ok, fermiamo il nostro lavoro e otterremo la prima parte del nostro fiore. Allora, a questo punto potete anche scegliere di tenerne alcuni così come fiori, sono già carini, qui mettete una perla un po' grande e avrete dei fiori semplici così che sono anche carini, super semplici, ho un bel diamante, qui avevo queste qui. Ragazzi, scusate, ma stasera sono in bilico con il tutorial, non ho... Ok, o potete usare, io ho comprato anche delle cose così, vedete, sono tipo delle perle, così potete metterne una così centrale e potete fermarvi al primo passaggio del fiore o farne misti, vede, un po' così, e questo già può essere già un fiore. Ovviamente io ho cercato di abbellirlo un po' di più perché così mi sembrava un po' troppo banale, un po' troppo semplice, e vi faccio fare il secondo passaggio per ottenere questo. Allora, prendete un figo, sì, un figo, un filo sottile. A questo punto invece il filo che si utilizza per cucire con la macchina da cucire, vedete, un filo sottile, e prendete, adesso io ve ne faccio vedere un paio di petali, non tutti così non vi faccio perdere troppo tempo, andate a chiudere, vedete, la punta così su se stessa e andiamo a infilare l'ago, vedete qui, e con un nodino, e andiamo a fare un paio di giri in modo da chiuderlo, filo sottile perché il filo non si deve vedere qua, quindi usate il filo che usate per cucire a macchina, il 50, quello piccolino, quello per rammendare, per attaccare i bottoni, per rammendare i calzini, quello sottile. Comunque aspettate che ho preso un filo di colla a caldo, andrete a fare 2 o 3 giri e poi andrete a bloccare con un paio di giri il vostro lavoro. Ok, andrete a spezzare il filo, vedete, e quello che otterrete, se ve lo faccio vedere, ecco, sarà questo. Vedete che questo è già un po' più carino perché l'ho sfilato un po' meno. Qui secondo me ho sbagliato, ho sfilato un po' troppo il jeans, non è brutto, però secondo me sfilandolo ai laterali un po' meglio, un po' meno, si capisce di più come il fiore. Vi faccio vedere ancora una volta come appunto formare il petalo. Allora, come vi ho già detto, ago e filo sottile, andiamo a fare un nodino al fondo. Prendiamo il nostro fiore, prendiamo, aspettate ragazzi, cerco di farvelo vedere il più vicino possibile, prendiamo, vedete, qui di qua e di qua, quasi all'apice del finale del fiore, proprio tenetevi un centimetro scarso, vedete, andate ad unire un lato con un altro, capito tutti qua? Sì, Anna poi guarda tutto. Ciao Tania, ciao Rita. Ora truppa domenica è andata, è arrivata, non importa Rita, lo riguardi, tanto sono semplici, abbiamo fatto appunto prima la rosellina, adesso stiamo facendo questo qui, vedete, punto lì, tengo con le dita, potete fermare con uno spillino, se no adesso gli altri io poi ve li punterò con lo spillino in modo da farvi vedere più o meno il lavoro finito, e andate con l'ago e filo sottile a fare 3 o 4 giri, tanto non con l'ago sottile, col filo sottile vedrete che non si vedranno i punti, quindi andate tranquille. Poi gli ultimi 2 giri bloccate il filo, ok, e andiamo a spezzare il filo, poi andrete a modellarlo un po' con le mani. E vedete, abbiamo fatto il secondo petalo. Adesso io me li punto solo con gli spillino per non farvi perdere tempo. Intanto, ciao Maria!
Se è meglio che sia sottile per l'effetto. Allora, questo sì, non è troppo. Allora, non è un elasticizzato. Questo è proprio un jeans non elasticizzato. Ed è relativamente sottile, perché era una gonna di jeans questa. Quindi non è troppo spesso, eh? Non è di quelli elasticizzati. È un jeans non elasticizzato, però è abbastanza sottile questo, sì. Sia per la rosellina che per questo. Per la rosellina e queste, non jeans spessi, ragazzi. Va bene elasticizzato e jeans sottile. La resa dei fiori è una cosa fondamentale, anche la qualità del jeans che si sceglie, perché non tutti vanno bene. Adesso, fine del tutorial, io mi fermerò ancora 2-3 minuti per spiegarvi invece il jeans che occorre per fare la borsa. Quindi studiatevi prima, ogni volta che prendete il jeans, quali fiori vanno meglio per un jeans, quali fiori vanno meglio per un altro, quali jeans vanno meglio per un altro fiore. Qui jeans sottile o jeans elasticizzato, qui jeans sottile. Allora, io andrò a, aspettate, adesso metto solo uno spillino perché vi voglio solo far vedere l'effetto senza stare a cucire, se si riesce, ma mi sa che non si riesce con lo spillino, ma ci provo. Aspettate, ragazze, sì, dai, riusciamo. Andrete a fare, appunto, facciamo finta che io sto facendo il lavoro, quello che vi ho fatto vedere nei primi due petali su tutti e cinque. Sì, è vero Martina, puoi mettere anche un punto di colla caldo, per carità. Sì, si può anche mettere un punto di colla caldo. Io preferisco cucirlo, perché se io poi questi jeans li utilizzo per una borsa, quando vado a lavare la borsa, la colla caldo o una colla, o se li utilizzo per una collana, un paio di orecchini, una spilla, ci sarà poi motivo di lavarli, perché comunque dopo un po', come i jeans, come qualunque vestito, lavarlo con la colla caldo è una porcheria, perché la colla caldo si stacca, si rovina e tutto. Se cucite, il fiore è eterno. Ecco, la differenza è solo quello. Se dovete applicarli su una ghirlanda, andate di colla caldo. Io questi probabilmente li utilizzerò per una borsa. Una volta che vado a lavare la borsa, se io uso tanta colla caldo su questi fiori, o anche se uso solo un punto, quel punto là, se non al primo, al secondo lavaggio, si stacca e la borsa è da buttare, ecco. Solo per quello io dico, finché dove si può cucire, cucite. Ma no Maria, guarda che non è obbligatorio che tu li faccia all'istante le cose, lo sappiamo tanto che sei veloce. Prenditi anche qualche giorno per recuperarti un paio di jeans senza lasciare il tuo marito in mutande, ecco. Allora, adesso io ho messo solo degli spillini, ragazze, più o meno da farvi vedere. Ecco, e questo è il fiore finito. Anche questo semplicissimo, ma vi garantisco che dal vivo è molto molto d'effetto, vedete? Questo, appunto, ho sfilato i laterali, come vi ho detto, un po' troppo. Sfilate un po' meno, secondo me viene più bello. All'interno, anche qua, io ho messo 5 perline, ma cucite, non incollate con la colla a caldo, idem. Perché se questi progetti poi li utilizzate, se li utilizzate per un fuoriporta, una ghirlanda, qualcosa così, va bene di colla a caldo. Ma se decidete di utilizzarli su una maglia, su un paio di orecchini, su una collana, su una borsa, su un accessorio, quando andrete a lavare si consiglia sempre meno colla a caldo c'è, meglio è. Io qui poi ho messo, adesso io non li metterò perché appunto li devo cucire e non li attacco con la colla a caldo, perché sennò so già che queste perle durano da Natale a Santo Stefano. Io queste le ho cucite, ne ho messe 5 intorno e una all'interno, e idem farò anche con questa. Io ho scelto sempre tema oro, come l'altra volta ho glitterato di oro, questa volta ho comprato queste perline qui, che ci sono diverse perline, sempre oro. E quindi grazie Tania, e quindi io le ho incollate 5 perline. Nulla vi vieta di mettere una perla grossa, un bottone gioiello, un bottone, lì a vostro gusto e fantasia. E questo è il fiore. Qualche domanda, ragazze? Semplice, no? Tutti e due, altri due fiori molto molto semplici. Allora vediamo se ci sono qualche domanda. Vedete che questo è venuto un pochettino più grande, questo un pochettino più piccolo. Queste sono un 4 cm per 10, questo è un 4 cm per 8. Potete ingrandirvi o potete rimpicciolirvi. Quindi fiore e rosellina realizzati. Adesso vi dico, se ci sono qualche domanda, vi aspetto ancora 2 minuti, vediamo se qualcuno ha dei dubbi o qualcosa da chiedermi. Se no io vi spiego i materiali per chi aderisce al corso, il primo corso che è gratuito della borsa, poi se uno vorrà fare gli altri vedremo, ma per adesso questo è gratuito. Io ho già preparato la base
della borsa, utilizzeremo delle gambe dei jeans, quindi sarà molto semplice perché la parte superiore della borsa praticamente la darà già l'orlo del jeans, quindi super super semplice. Serviranno due gambe di queste e saranno, adesso io ho questa borsa, ma anche qui nessuno vi vieta di farla più grande o più piccola, e saranno, allora queste circa 50 centimetri, e qui, ma qui non vi do delle misure standard perché in base al jeans che decidete di utilizzare. Questo è un jeans, io cerco di prendere sempre dei jeans abbastanza ampi, vedete, questo era abbastanza grosso e quindi le gambe sono abbastanza importanti, quindi non sono piccoline. Ovviamente se avete un jeans piccolo la borsa vi verrà più piccola, questa una borsa sarà già una borsa bella capiente. E qui diciamo di larghezza del sotto è circa 16-17 cm. Questa è la misura che io utilizzerò. Poi tutto è adattabile al jeans che avete voi a casa. Va bene, anche quella da bambino vi verrà una borsetta mignon, niente di più facile. Se no, mercatino dell'usato. Io ho visto sabato scorso che sono andata al mercato, nelle bancarelle di roba usata. Allora, Viviana, per fare la borsa ci vuole la macchina. Puoi farla anche a mano, ma cavolo, è un lavoraccio perché ti devi fare tutta la cucitura del laterale della borsa, la cucitura sotto, la cucitura per dargli il fondo, la cucitura per l'interno e la cucitura per il fiore. A mano lo puoi fare, tutto si può fare, no, chi non, però ci metti un sacco di tempo, con la macchina un paio d'ore lo fai, ecco, tutto qua. Però si può fare anche a mano, se uno ha la santa voglia di mettersi lì e cucire a mano, se no compratevi una macchina da cucire, anche usata, 40-50 euro la trovate. Allora, quindi, non è troppo stretta o troppo lunga? Fabiola, no, mi sono persa un messaggio, non so a cosa ti stai riferendo. L'unica cosa, per il corso della borsa, un jeans spesso e non elasticizzato, tipo i nostri i leggings che avevamo noi una volta, abbastanza spesso e non, assolutamente non elasticizzato. L'unica richiesta è questa. Mercatini dell'usato, al mercato normale c'è sempre la bancarella dei vestiti usati, noi ho visto sabato scorso, 1 euro vi portate a casa il jeans, quindi abbordabile per tutto, per tutti. Vi servono appunto le due gambe, una parte è una stoffa interna che non sia troppo spessa, quindi va bene. Se avete magari anche un foulard, non mi ricordo chi aveva chiesto, ma io tanti foulard, come li utilizzo? Per foderare le borse interne vanno benissimo, i foulard, quelli tipo di raso, sono perfetti, si può foderare la borsa interna. Un po' più difficile da lavorare sotto la macchina, ma con un po' di pazienza si ci riesce e potete foderare le borse in jeans con i vecchi foulard. Quindi un vecchio foulard, io qui utilizzerò un cotone e raso, che è così, rimane molto leggera, molto simile alla fodera, ma più bello. Ecco, io utilizzerò questo qui, ho trovato questa fantasia qua che mi piaceva. E quindi il mio interno della borsa sarà così. I manici saranno fatti. Ecco, eri tu e un'altra signora che dicevate i foulard come li riutilizziamo. Per foderare le borse vanno benissimo, l'interno delle borse e i foulard vanno benissimo. Quindi foulard o raso o una stoffa leggera per... com'è il taglio dei miei capelli? Adesso sono corti, qui tagliati corti così. Di qua sono più lunghi. E di qua anche sono più lunghi, non lo so, li ho trovati su internet, veramente ho messo tagli di capelli corti e ne ho scelto uno, sono andata poi dalla parrucchiera e ho detto voglio questo taglio qui, però non ti so dire come sia, l'ho cercato su internet, figurati Maya. Allora, per l'interno della borsa questo qui, e poi ci servirà un jeans in contrasto, qui poco ci importa se spesso o sottile, ovviamente più scuro. Io la borsa la faremo io la farò chiara così, in contrasto i manici saranno dei manici intrecciati dove utilizzeremo i due jeans, quindi utilizzeremo appunto uno chiaro e uno scuro per fare i manici. Questo è tutto ciò che ci occorre. Poi io ho comprato queste qui, utilizzerò queste qui per il ricamo sopra del fiore, quindi ci saranno, io vedete, ho trovato, sembrano tipo le codette, non so se si vedono ragazzi, aspettate, vedete? Sembrano tipo le codette che si mettono sui dolci, vedete, fatte così a tubolare. Ho trovato queste qui, ho trovato poi delle perline, qui sono miste, vedete, sono miste, e queste sono delle perline microscopiche. Ecco, comunque faremo poi un fiore decorato sopra, cucito, e la bellezza sarà la bellezza della borsa. Quindi questo
Quindi, grazie Maya. Clio, abbiamo fatto questi due fiori, tanto te lo puoi rivedere, fiore così e fiore così. Allora, della borsa vi ho spiegato tutto, ho messo il post, dovete solo mettere io partecipo e entro 3 settimane dalla fine del tutorial, sarà diviso entro 4 step, molto più lento dei tutorial che facciamo qui perché vi spiegherò proprio passo passo, la faremo proprio tutta insieme la borsa. L'unica cosa che chi mette io partecipo entro 3 settimane da quando finisce il tutorial deve finire la borsa, prima mi manda la foto e poi verrà postata sul gruppo, è obbligatorio fare la borsa. Chi non la fa verrà escluso e non potrà più fare nessun tipo di vedere nessun tipo di tutorial. Quindi pensateci bene, l'unica regola che vi ho messo nei 2 anni è questa, chi dice partecipo deve realizzare la borsa, tranne che se proprio non succede alla fine del mondo. Però non trovate scuse perché una su tutte quelle che partecipo può succedere. Se già comincia, poi si comincia, no ma qui, ma là, ma su, ma giù, boh, non mi farò mai più niente e boh, ci perdiamo tutte. Quindi chi dice partecipo deve poi partecipare e fare la borsa. Ok, io ho una macchina a pedale degli anni 50, fa gare e si inceppa. Ma io ho una Singer vecchissima, mi funziona benissimo. Io quello che vi consiglio è portarla a registrare, anche le vecchie macchine. È vero che spendete magari quei 50 euro per farvela registrare tutto, però voi la portate da chi aggiusta le macchine, ve la registrano, vi fa vedere come fare, magari gli potete, perché sono sempre, vi spiegano quei 2 o 3 cose che magari non si capisce come, voi non riuscite a capire come mai questa macchina si inceppa, e poi andate come dei treni, ecco, fate questo investimento e via. Quindi ragazzi, c'è qualche domanda sia per i fiori che per la borsa? Aspetto ancora un minutino e poi vi lascio andare, non vi trattengo oltre. Quindi io penso che la prossima settimana cominceremo il corso della della borsa, perché io stasera mi sono portata il materiale e quindi penso che se anch'io la macchina che ho qua non mi fa i capricci, di cominciare a buttare giù almeno lo scheletro della borsa. C'è qualche domanda sui fiorellini che abbiamo fatto oggi o sulla borsa? Io poi tanto rileggo e se qualcosa mi è sfuggito, qualche messaggio mi sarà sfuggito sicuramente. Aspetto ancora 2 minutini e poi vi lascio andare. Ecco, materiale per la borsa ve l'ho detto, 2 jeans in contrasto, una stoffa leggera per fare l'interno della borsa e qualche perlina strass, quello che vi serve, quello che volete. Ovviamente col buco da cucire, perché potete, come vi ho già detto, incollarla, ma se andiamo ad incollare perline e cose varie, la vostra borsa non si potrà mai lavare. Ecco, quindi ci toccherà cucirle per forza. Allora, non lo so Paola, jeans perché io so il risultato, soprattutto i manici, se non sono in jeans secondo me viene una cagata, quindi sì, credo proprio di sì, però sono facili. Allora intanto prova a chiedere parenti, amici, conoscenti vari, sicuramente nell'armadio un jeans vecchio ce l'hanno, se no al mercato ci sono sempre dei banchi della roba usata, come ho già detto, a 1 euro, io ho visto qui, io sono in Piemonte, Torino, noi siamo andati sabato scorso col mio compagno al mercato, c'era una bancarella di roba usata, i jeans erano lì, dei jeans di diverse taglie, prendete una taglia grande tanto, a 1 euro, quindi secondo me è una cosa che si può fare, basta farsi un giro al mercato. Allora, il giorno della borsa, ho fatto un post, Gianna cercalo, ho fatto un post 1 ora prima, devi mettere io partecipo sotto, basta cercare, l'ho messo 1 oretta fa. Credo che lo cominceremo la prossima settimana. Allora, diciamo, il vederlo quando io faccio la diretta non è obbligatorio, perché magari uno lavora in quegli orari, non c'è problema, tanto rimarrà come i tutorial qui, ve li potrete rivedere. L'unica cosa è che quando io finisco di fare la borsa e finiamo di spiegare tutto il decoro, tutto quanto, e la borsa è finita, da quel giorno avete poi 3 settimane per realizzarla, mandarmi la foto e poi io le pubblicherò sul gruppo. Questa è l'unica cosa, chi mette io partecipo deve realizzare la borsa, poi ci metterò 1 settimana, quindi non lo farò tutto lo stesso giorno, quindi saranno 3 settimane, ma 1 settimana di tutorial, quindi alla fine 1 mese avete di tempo, se non anche di più, per realizzare la borsa. Molto semplice, quindi ci riuscite, in 2 serate di lavoro la si fa. Se volete partecipare, appunto, scorrete nei vari, io a parte che vi ho taggato, adesso voi se attivate la campanella, ragazze, la campanella per le taggature, io quando metto i post di tutorial o di cose, io metto tutti sotto, che tagga tutte le componenti del gruppo, attivate quella campanella lì, poi la silenziate se vi dà fastidio quando vi arriva la notifica, silenziandola non vi arriva il bip bip della notifica, ma ce l'avete, poi la sera magari quando tornate da lavoro nella tendina del telefono trovate una notifica dal gruppo e andate a vedere di cosa si tratta.
Ma come viene viene? Per chi come non sa cui... Sì, Clio, come viene viene, non importa, cioè ovviamente tutti siamo partiti, io ho scelto un modello semplice, ma non è obbligatorio che divenga perfetto, eh? È solo per avvicinarvi al mondo di cucire qualcosa anche di utile, non solo il soprammobile, il fuoriporta, ma qualcosa che si possa anche utilizzare, ecco. Poi come vi viene bene, non è che siamo una scuola o vi bacchetta, no, questa non va bene, dovevi farla meglio, non mi piace, assolutamente. Intanto buttatevi e provatevi, poi come viene viene, intanto capite se è una strada che vi può piacere o se proprio non c'entri per gatti e non vi piace, ecco. Boh, mi sembra che non ci siano altre domande, ragazze. Capito la borsa, che me la sento di farla a mano, ti seguirò per altri progetti. Sì, Viviana, sì, a mano anch'io ti sconsiglio perché è molto lunga, quindi a mano veramente, cioè, per fare diciamo lo scheletro sia l'interno che l'esterno della borsa ci vanno 10 minuti, tu a mano ci metti 4 ore, capito? E ve lo sconsiglio anch'io, quindi no, è un po' lungo. Maria, sarai accettata solo se cuci a macchina, perché tu la macchina l'hai comprata e tu sei brava e ce la puoi fare a fare due cuciture dritte, ecco, anche perché se tu partecipi io vorrò vedere l'interno delle cuciture come sono fatte, e rigorosamente a macchina, non c'è più perdono per te, perché l'hai comprata 2 anni fa e ancora non ti ho visto utilizzare sta cazzo di macchina, quindi no, anche perché l'hai comprato in un negozio e nel negozio se vai ti fanno il corso che a volte è gratuito, a volte costa poco, ma ti insegnano la base di come fare due cuciture dritte, di come usare la zig zag, di come cambiare la bobina del filo, quindi non ci sono più scusanti, a partecipi se usi la macchina da cucire, ok. Basta ragazze, mi sono prolungata già troppo, mi sembra che altre domande non ce ne sia. Necessaria, deve mettere la cerniera? No, non ci sarà una cerniera per la borsa, questa qui sarà una borsa aperta, proprio il semplice, sarà una borsa con i manici intrecciati aperta. Se poi qualcuno vorrà, io vi dirò, vi farò vedere due alternative, come mettere magari o un pulsuar interno o un pezzettino di cordino con un bottone, ma non facciamo ancora la versione con la cerniera, perché quella è una borsa già più complessa e già un livello dopo. Proprio per quello dico, possono partecipare tutti perché è basica, semplice, semplice. Ok, no, a te bisogna fare così, Maria, perché sennò continui a cucirmi a mano per fino al 2028 e non usi mai sta cazzo di macchina da cucire. Ok, ragazze, io vi saluto, quindi stasera Maria comincia avanti e indietro con la macchina da cucire. Se a qualcun altro vuole aderire, trovate il post, mettete io parto.